Un'altra roccia iconica tra i simboli delle piccole Dolomiti si sgretola di fronte all'assalto del maltempo e del trascorrere inesorabile del tempo. Dopo il crollo dell'Omo sul Carega è toccato al campanile del Sengio Bianco, la cui sommità si è sbriciolata, come confermato dalle immagini scattate ieri da alcuni escursionisti saliti sulle vette sopra Recuaro Terme. Il crollo improvviso della cuspide di roccia, probabilmente avvenuto nel corso della notte tra domenica e lunedì, non ha provocato pericoli per escursionisti e alpinisti in arrampicata. La frana di pietre cadute a valle ha coinvolto pareti di arrampicata aperte, una via di montagna battuta, il sentiero denominato Al cuor non si comanda. Gli esperti della zona indicano nell'area in quota dell'alto vaio delle Visse Bianche la zona precisa. Le foto pubblicate sul web mettono in evidenza sassi e ciottoli a terra, con all'interno i ganci in metallo per la via di arrampicata venuti giù dopo il distacco della sommità del campanile, che rimane integro nella base e nel nucleo più imponente, ma che cambia per sempre la sua configurazione originale nella parte superiore.